L'ira di cui è arrivata? Ma loro perché non hanno bloccato la strada? Loro ci hanno bloccato la strada. Della pompa e benzina, bravo. Della pompa e benzina. Noi siamo stati, cioè, siamo stati chiamati e siamo stati chiamati all'amministrazione. Insomma, non abbiamo mai avuto problemi a renderci disponibili ad un confronto. Gliel'ha chiesto un'amica se me lo puoi adottare. Io adesso vengo da giù dall'ufficio, con lei stavo, è venuta anche con un educatore, hanno visto i cani, hanno controllato la lista che avevano con i cani presenti. Ed è risultato tutto ok. Per quanto riguarda quello che è successo, se posso esprimermi e farvi, lo so, voi potete immaginare che io mi voglio difendere, ma io non ho niente da difendere. Se io vi devo lasciare tutti i cani dal canile adesso, in questo istante, io vado, vi apro le gabbie e ve li caccio tutti fuori. A me, il problema non esiste. Vi dico solo che venerdì alle 7 di sera, che venne l'onorevole Bernini, insieme ad altri dell'associazione di Salerno, vennero alle 7 per aprire il canile. Mi chiamarono con una finta chiamata, in che senso? Non mi dissero, guarda, siamo qui al canile, se puoi salire ad aprirci. Mi dissero, è il canile San Vito? Dissi sì, c'è la telefonata che io adesso porterò la registrazione alla polizia e vedranno tutta la telefonata. No, aspetta, sì, no, per aprire il canile io venivo comunque. Tanto è vero che comunque sono venuto, non è che non sono venuto ad aprire il canile, che io non avevo niente da nascondere, solo sì. Però all'interno del canile, nel visionary box, io ho tutti i cani microchippati, non possono stare cani senza microchip. Sì, a meno che ho una zona dove capita che deve venire abbandonato un cane davanti al canile e che comunque dovrebbe pagare il comune, ma il comune dice no, io non ho autorizzato la cattura di questo cane. Un cane sta davanti al canile, lo mettiamo in una zona dove non sono microchippate e saranno 3-4 cani, che comunque a me mi comporta che io lo dovrei cacciare fuori. Scusami, non li posso tenere. Ma i cani tolto di Sarno, no? Che ha perso la convenzione, okay. Ed erano 120 cani, no, perché no, sono stati trasferiti a Brusciano soltanto 33 cani? Dove sono gli altri 60? Erano 90 cani, di cui 23... 33 a Brusciano, i restanti li adottati. Ma tutti là è una adottati. Questione. Ma tutti là è una questione. Sì, ma stanno qua i cani. Per una domanda. Per quanto riguarda il fatto che Brusciano ha fatto questo, Brusciano è venuto a prendersi cane a 1,60 euro. Con dei cani. Io non partecipo a queste convenzioni perché veramente non garantisce niente a noi cani, penso. Prendiamo 60 centesimi, vedi come stanno i nostri cani in canile nocere. Ma non credo che da, 60 cioè, da non credo che puoi curare un cane malato di leishmaniosi. Però ne parlano tutti del nostro canile. Parla tutta Italia del nostro canile. 60 centesimi. Perché forse se non ci devi lucrare sopra ci campano. I medicinali per curare un cane di leishmaniosi, voi che ve le passa con questi 60 centesimi? Noi comprando i medicinali io lucro. Cioè lucro. Ovviamente, aspetta, ma non è questo, siamo messi lì, ma la io allora ti dico un'altra cosa. Con 60 centesimi a cane. Allora sì, però lui ha una logica diversa, io lo capisco, io che è una logica di una privato. No, però altri canili, scusa, ti voglio dire solo una cosa. I sindaci di che ho cioè i cani ho qua. E vi do il canile mio a voi. Ok? Lo gestite voi. Ma noi non aspiriamo a prenderci il tuo canile. No, io vi do il mio canile. No, guarda che la mia struttura tu non l'hai vista, non sei mai entrato, io te la farò vedere. Ma se non ci fai vedere, bravo, hai mandato 10
10 persone a bloccare la strada, a minacciare, a fare i delinquenti, a dire vengano gli uomini perché sono fermi e li putimmo matti. Però quello che dico io, ma nessuno ti sta minacciando. Hanno detto, sono fermi, non li putimmo matti. Io li ho presi, li ho prelevati dopo pochi giorni. Ma voi potevate, anche se voi qualche volta mi avete detto ma è più comodo venire lì. Però io voglio dire una cosa, certo che puoi, perché non apre le porte, perché non dà visibilità ai cani? Adesso parlando con la ragazza, con Pepe Daniela, che mi ha portato quella legge regionale, mi ha portato quell'istruttore per l'educazione, dove io ho detto a me sta bene interagire con un'associazione di persone, però che veramente guarda, noi siamo tutti per bene, ma no, ci troviamo le porte chiuse, no, ti voglio dire una cosa, ci sono delle persone che mo non vedo qua, non ci sono qualcuno, vabbè, che per motivi personali si è comportato in un modo. Ma guarda che questa cosa qua non è stata messa da quella persona, è partita da Roma, è partita. Bravo. Perché il tuo canile è segnalato continuamente. Il mio canile è segnalato continuamente. Perché Massimo? Perché vengono le associazioni dei comuni a farsi le foto? Ma perché c'era un cane col microchip nel tuo canile che era mio? Se prendi cane della gente col microchip, il cane era mio. Il dottore Toro me l'ha restituito. Gliel'ha detto. Non lo volevano più, l'hai preso col microchip. Ma lo sai chi l'ha catturato? No, non l'hanno catturato, il proprietario l'ha portato, non lo voleva più. Ah, il proprietario me l'ha portato. Che devo dire? Il cane con microchip senza manco la cessione. Come? Il cane con microchip senza manco la cessione. Dai Massimo, alcune situazioni. Ma che hai segnalato? Se ne è accorto Tolo quando l'ha scoperto leggendo il microchip, che hai segnalato? Ma è un cane che hanno portato davanti al canile. Massimo, ma un po' di un cane davanti al canile, che devo fare? No, non è quella la procedura, tu dovresti aprire un posto cazzo di cancelli, far vedere i cani alla gente, lasciare fare le adozioni. Come fanno altri? Allora io lo capisco. Io lo capisco che a te è una gestione privata. Io non ci chiedo il sentimento che ci mettiamo noi. Però gli altri strutture private adottati, chi è più contento di me? A me è meglio. Ma io questo cane adottato non dovrebbe essere contento se viene portato a casa. Non può essere contento. No, tanto è un giro. Tu pensa che io quando arrivo alla capienza massima non posso prendere più comuni. Tanto è un giro, cioè ne escono 10, ne entrano 20, cioè è un giro. Però fino adesso non è questo. E poi se ben venga, ti ripeto, io il canile da parte mia lo posso dare. In che senso? In gestione, ma no, perché lo voglio dare. Allora, comunque, questa è la struttura. Pagano solo il fitto della struttura. La struttura è già fatta. Certo. È per una capienza di 750 cani autorizzata dall'ASL. Questa è la struttura. No, in che macchina? Una media di 5 metri quadri a cane, non una media così. È un parco canino, ce lo siamo persi questo parco canino. No, ma se abbiamo visto le immagini perché sono non ci siete, ma entrate nel mio canino. No, stiamo entrando. All'inizio. C'erano i box, però con la base di plastica. Il primo corridoio. Quello che manca è la possibilità ai volontari. I cani hanno paura, non possono neanche essere adottati. Sono tutti spaventati. Sono disposto a dare questo canino ai comuni. Ma noi non vogliamo, sono quattro comuni. Dobbiamo mantenere la struttura con la nostra associazione. Io ti dico il fitto della struttura. Noi canile e facciamo i salti mortali per i nostri cani. Vabbè, noi stiamo parlando per esempio. Vorremmo vedere 10 cani di nocera inferiore. Abbiamo i microchip. Io una volta vendo 10 cani. Vogliamo vedere i nostri 15 cani.
quali scusami, non c'è l'elenco, abbiamo i 15 cani, abbiamo l'elenco dei microchip. Adesso, visto che c'è la televisione, non c'è niente a nascondere, possiamo vedere i nostri cani. Non ci stanno problemi. Allora andiamo. Stamattina è venuta la ragazza che mi ha comunicato. Ma quella è Danila Bebe, è canile di gatto. Ma quella è un'altra canile di stiamo parlando di nocera, possiamo vedere i nostri cani. Vogliamo vedere i nostri cani. Sta dicendo che non ci sono problemi. Andiamo andare. Stiamo parlando a loro, ma parla che accangiamo molto. Mi sta dicendo che non ci sono problemi. Allora, la dottoressa ne è scesa poco. È arrivato Paolo. Ho capito, ma noi non c'entriamo niente con la dottoressa. Ma loro stanno parlando dei cani loro. Non di quelli di nocera. Io ho l'elenco. Ha detto che non ci sono i cani di nocera. Vogliamo sapere di quello che paghiamo. Abbiamo colore, se paghiamo giusto oppure sesso, conosciamo il tabulato nuovo aggiornato. Ma noi vogliamo vedere i cani. Sì, ho verificato. Aspetta un secondo. Faccio la stampa con quella in base a quella stampa. La data è febbraio, abbiamo l'elenco a febbraio, quei cani sono stati verificati sull'anagrafe canina, risultano vivi alla data di oggi. Questi 15 cani, vogliamo vedere? Questa è la cosa di abbiamo i chip, possiamo controllare, ma sono stati verificati in anagrafe, sono vivi. Perché se non ci sono chiaramente le denunce. No, ci sono le, aspetta, ci sono le certificati, ogni cane se non c'è, ora l'adozione, ma stamattina. Daniele Pepe non c'entra. Ma non c'entra con noi. Vi sto dicendo, vi ha adottato un cane di nocera. Ha fatto l'adozione. C'ha un cane di nocera. Sarà uno di quelli. Sono 14. Se ci sta qualche certificato di decesso, non lo so. Si fa la stampa. Abbiamo i lettori dietro. Il lettore dei microchip non ci vuole niente. Lo so. Ti devo dare il tabulato per farti verificare i cani attuali. Sì, potresti essere arrivato qualcun altro, invece 15 sono sì, non fa niente. Ma l'importante è che noi troviamo questi qua per adesso, che sono del canile. Andiamo a vedere dove stanno. I cani sono del sindaco e non tuoi. Allora, ma io pago come contribuente, tra parentesi. Tra parentesi, io pago come contribuente. Il sindaco dice, tizia e cai, mi verifichi i cani miei. Allora, noi dobbiamo... Allora, si è cambiata la scena. Noi penso siamo un'associazione protettiva. Perché giustamente io voglio far verificare i cani di nocera, come è venuta la ragazza con il mandato del sindaco, verifichiamo i cani di nocera. Ma è un bene. Non dobbiamo prelevarli per cui ci vuole l'autorizzazione. Non dobbiamo prelevarli. Poi sarà un passaggio che se il sindaco ritiene farà. Ma noi dobbiamo semplicemente, visto che si è parlato fino ad ora di trasparenza, di linearità, semplicemente verificare lo stato di salute di questi cagnolini. Dopodiché non li dobbiamo prendere. Autorizzazione di che cosa? Chiedo scusa. Noi se viene qualcuno al canile da noi, non abbiamo niente da nascondere. Allora mi voglio adottare due di questi cani. Allora ce li adottiamo. Ecco, perfetto. Allora di volta in volta. Penso che si possa risolvere.